Era il 24 gennaio 2020, pensate, quando Theros Beyond Death è uscita nel multiverso e ha rilasciato quindi la sua serie di carte, tra cui Uro, per esempio, chi se lo ricorda, nel multiverso di Magic the Gathering, impattando assolutamente tantissimi formati. Tra quelle carte c'era anche Incarnazione Enigmatica ed è emblematico, non enigmatico, che 2 anni esatti dopo, perché oggi è il 24 gennaio 2022, uno streamer, content creator, cazzone qualunque, che gli piace giocare a Magic e fare video, decidesse di innamorarsi, ormai questo 2 settimane fa, di un mazzo in Pioneer, Enigmatic Incarnation, e di portarlo. Ed è proprio oggi che deve uscire la prima puntata, ed è proprio oggi che quindi parliamo della carta che dà il nome al mazzo. E questa carta, esattamente 2 anni fa, veniva appunto rilasciata all'interno del mondo di Magic the Gathering. Questo credo che sia, ripeto, una figata. E detto questo, che cosa fa? Quindi raccontiamo un po' la storia di questa incarnazione enigmatica. Allora, banalmente è un incantesimo che somiglia molto come playstyle, perché quello che fa, adesso ve lo spiego, a Birthing Pot, quindi uno dei mazzi che mi piace di più e in generale uno dei mazzi che mi ha contraddistinto, e soprattutto i mazzi toolbox sono i mazzi più fighi di Magic, diciamoci la verità, quando tu prendi una creatura dal mazzo la cerchi e fai un casino proprio perché quella creatura magari spacca il matchup e non avresti potuto prenderla se non pescandola, e si riesce appunto a fare qualcosa di simile. Bello che ha 4 mana, un blu, un verde e 2 incolori. Tu metti in gioco un incantesimo che dice: all'inizio della tua sottofase finale puoi sacrificare un altro incantesimo, se lo fai passi in rassegna il tuo grimorio per una creatura che costa 1 mana in più, che quindi ha un mana value con +1 rispetto all'incantesimo che hai sacrificato. Esattamente come Pod sacrificava una creatura per avere una creatura che costasse di più, esattamente 1 in più, Enigmatic Incarnation sacrifica un incantesimo per avere una creatura, però lo fa a 0 mana, però lo fa senza tapparsi, però lo fa una volta a turno, ma lo fa molto molto bene, e lo fa soprattutto in maniera super divertente. Il mazzo che viene rappresentato da questa carta è davvero incredibile, non vedo l'ora di presentarvelo e di andarlo a giocare qui con voi su YouTube. E prima però raccontiamo un po' di storia competitiva di Enigmatic Incarnation. Banalmente, quando esce non è una carta che sembra aver impattato subito tutti i formati, successivamente però si comincia a scoprire che può fare delle cose. Allora, il primo formato dove lo vediamo è in Historic, dove effettivamente riesce un po' a creare un archetipo, anche se non è giocatissimo, anzi, beh, veramente poco giocato, peccato, ma ne parliamo dopo. Poi appunto arriva in Pioneer, ma pensate, questa carta è arrivata anche in Modern. Impossibile non citare Andrea Piemonti, quindi Piegonti, che è stato ospite del canale, che sicuramente insomma conoscete come streamer e anche come giocatore che fa tantissimi trofei, ci ha fatto parecchi trofei proprio con Enigmatic Incarnation in Modern, quindi una carta assolutamente da tenere sott'occhio e che sono convinto proprio che non piace solo a me, ma piace un po' a tutta la community di Magic. Bene ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Simone Aguilera del Marchi e come sempre cominciamo questa settimana con 3 video di Magic Online, oggi, domani e dopodomani, in cui vi invito a mettere un like sulla fiducia, un bel commentino tattico e non solo, vi invito a fare qualcos'altro. Questa sera infatti ci sarà la live, sappiate che io ho approntato delle modifiche al mio stream per renderla più gradevole, per esempio un nuovo microfono, sono convinto che mi sentite molto bene oggi in questo video, e non solo, oggi come oggi posso anche fare degli effetti tipo, non lo so, a un certo punto sto zitto e pianso poi riabbassarla ai livelli, e quindi posso fare anche un po' di DJ, posso assolutamente farvi divertire ancora di più, quindi spero che ci siate tutti alla live di questa sera, dove tra l'altro succederà qualcosa che non è mai successo in precedenza, perché sono stato scelto da un publisher di videogiochi per sponsorizzare il suo prodotto, cioè Raid Shadow Legends. Quindi questa sera, oltre alla solita live su Magic the Gathering, ci sarà appunto un Akira che scopre questo nuovo videogioco con voi, quindi vi prego di essere assolutamente presenti, e se volete supportarmi ulteriormente oltre a quello che fate, o magari qualcuno di voi non fa niente perché non può, non se lo può permettere, non può abbonarsi e così via,
In descrizione c'è il link da cui potete scaricare Raid Shadow Legends, quindi scaricatelo, provatelo, finite il tutorial assolutamente, poi fatemi sapere che cosa ne pensate, che sono convinto, ripeto, che è un gioco che comunque vi divertirà, così come ci divertirà questa sera in live, quindi vi aspetto alle ore 21. Ma adesso andiamo assolutamente a parlare della mia personale lista di Pioneer. Ragazzi, mi sentite i violini? Aspetta, vediamo. Vabbè, non ci sono i violini, avrei dovuto mettere delle musiche molto più romantiche di questa, però i violini li sentite nella testa. Io quantomeno li sento nella testa, perché qui siamo nel full romantic style della storia di Magic. Stiamo parlando di un mazzo che fa della romanticheria il suo perno, il suo essere, non si può essere più romantici di così. Allora, Enigmatic Incarnation, ragazzi, è un mazzo che si può montare in decine di modi differenti, ma veramente decine, cioè nel senso non c'è una build ottimale. Recentemente ne ha una 4 colori, ha vinto una challenge, quindi potremmo dire che quella, ma magari ha beccato nel metagame determinate cose. Io la build senza nero onestamente non la digerisco, mi sembra che comunque nel formato Trial of Ambition sia una carta che vogliamo giocare, soprattutto forte contro le creature con Hexproof, tra l'altro con Yorion è ancora più forte. Soprattutto a me piace questa carta tantissimo, adesso la vedremo, e giocare Massacre Girl di main secondo me è abbastanza utile. Poi ho utilizzato il nero per una mia romanticheria totale, ma adesso, ripeto, vediamo tutto. Volevo solo farvi appunto una anteprima del mazzo, che in quattro colori comunque gioca molti più portable all, anzi gioca portable all perché io non gioco, in cinque colori può, diciamo, spaziare veramente tra tutti per cercare di fare value ogni volta che Enigmatic Incarnation triggeri. E detto questo, secondo me io non ho una lista da consigliarvi proprio perfetta 100%, a me piace molto la mia, perché io credo che i matchup negativi di questo mazzo siano innanzitutto proprio sicuramente Control, UB Control che è poco presente nel meta, o UV Control che è comunque un po' più è migliore rispetto a UB perché gioca meno counter, e soprattutto Hidden Strings non è un bel matchup. Probabilmente la versione senza nero ha anche un matchup peggiore contro Hidden Strings, che è un mazzo comunque combo da cui ci dobbiamo salvare e che dobbiamo assolutamente combattere, ripeto, con qualcosa che per esempio il nero là, perché con l'House Blood Mage che gli leva il cimitero non gli permette di fare dig, e comunque ci sono, secondo me, vabbè, probabilmente non è il nero che ci svolta quel matchup, però è un matchup sicuramente che dovete tenere in considerazione come molto difficile se avete intenzione di giocare questo mazzo, ok? Allora, andiamo a vedere che cosa gioco. Gioco 33 terre, di cui 9 triomi, che sono molto importanti perché questo mazzo è un mazzo Enigmatic Incarnation, sì, ma è un mazzo Fires of Invention, quindi sono molto importanti perché vi permettono a 3 di ciclare e prendere un'altra carta. Vi ripeto, vi ricordo che quando c'è Fires of Invention in gioco voi non spenderete mana per utilizzare le vostre carte, quindi potete tranquillamente ciclare e fare la spell che pescate. Quindi oltre ai 9 triomi ci sono 4 Fable Passage per prendere le 5 basiche di tutti i colori che noi abbiamo. Molti si diranno, ma con la versione 5 colori non ti rovini la mana base? Secondo me, grazie a carte come Nilla Presence e Lithoform Blight, non ci roviniamo troppo la mana base. Tra l'altro Lithoform Blight non, appunto, è la carta di cui non mi veniva prima, vi ho detto che serve la versione 5 colori per combattere, diciamo, Hidden Strings e Lotus Field. Lithoform Blight si può mettere su Lotus Field utilizzando un trick di ruling, poi ve lo spiego. Ok, quindi droppa 1, Chain to the Rocks, removal semplicissima che ha preso certamente molto diciamo spazio con la creazione del Pioneer. È un Haunting Ice che, anziché funzionare sulle terre neve, funziona sulle montagne. Dovete avere una montagna per giocarlo, quindi, però
esilia qualunque pezzo. Deafening Silence è un drop a uno che io voglio giocare, perché vedrete che io giocherò Deafening Silence main, Deafening Silence side. Questo perché è una carta molto molto forte nel meta, visto e considerato che è forte contro Fenici, fortissima, è forte contro Hidden Strings, fortissima, è forte contro Jeskai Ascendancy, molto molto forte. E vi permette, perché la dovete leggere bene, che ogni giocatore può giocare una non creatura a turno, ma voi giocate anche delle creature, quindi è molto probabile che nei vostri turni voi giocate due spell, che tra l'altro sono le uniche due che potete giocare perché c'è Fire Sword Invention, e gli altri ne giochino una sola. Quindi vi consiglio questo split. Poi andiamo a vedere il drop a 2, che è molto molto importante, perché come vedete abbiamo zero creature nel drop a 2. Non è che ci piaccia molto sacrificare 100 The Rocks per magari una singola creatura. Ci sono liste che giocano per esempio un Charming Prince, che è molto figo nel mazzo, devo dire la verità, ma si può giocare per esempio un la creatura, il ratto che scarta carta dalla mano, che vede carta, vede mano, vede la mano e la scarta, anche quella è nera, che è una creatura incantesimo, è forte perché poi potete sacrificare anche quella per andare sul drop a 3. Io non lo faccio, gioco solo dei drop a 2 che sono fondamentalmente che cercano di fare valore. Omen of the Sea vi dà una carta e vi fa fare scry 2, Lido Form Blight vi dà una carta e Nilea Presence vi dà una carta. Trial of Ambition distrugge una creatura avversaria, distrugge, fa sacrificare una creatura avversaria, forte perché appunto contro Jeskai Ascendancy prende le creature con Hexproof, per esempio Paradise Druid, banalmente. Omen of the Forge è una carta che fa due danni, ci serve, è flash, è molto carina. Path to the World Tree mi piace tantissimo, prende terra e poi a 7 fa un danno pazzesco. Questa è una carta che potete giocare solo se giocate Fire Sword Invention, perché poi se no, chiaramente il suo costo di attivazione a 7 è veramente molto molto elevato. Allora parliamo un attimo di Lido Form Blight. Lido Form Blight dice che incantate una terra, la terra perde tutte le abilità e vi dà un mana o un mana in colore, oppure pagate una vita e praticamente la terra diventa come mana confluence, ok? Quindi pagate una vita e vi dà mana di qualunque colore. Ora, quando gli incantesimi sono nello stack, nella pila, fanno target, quindi non può, questa carta non può essere messa su Lotus Field, che è una terra che ha Hexproof, ok? Se però invece questa carta riuscite a metterla nel campo di battaglia senza castarla, e voi ci riuscite, perché ci riusciamo con Yorion e ci riusciamo con Renegade Reller, allora perde questa regola del target e potete, visto che non fa target, potete scegliere un permanente dove attaccarla, e quindi potete scegliere Lotus Field. Quindi c'è questa possibilità di levare un Lotus Field al nostro avversario, secondo me assolutamente è una possibilità da percorrere. Ok, andiamo a vedere che cosa prendiamo quando sacrificheremo uno di questi incantesimi a 2. Bene, abbiamo delle carte che fanno valore, andiamo a vedere prima quelle. Renegade Reller è una di quelle. Sacrifichiamo un pezzo, Renegade Reller ce lo rimette, quindi pensate quanto è figo sacrificare Omen of the Sea con Enigmatic Incarnation e rimetterlo in gioco con Renegade Reller. Poi un altro pezzo che fa valore è Wandering Mind, bellissima carta del nuovo Innistrad, entra, è una 2-1 volare, guardate 6 e prendete una non creature, non land in mano, quindi vi dà una carta oltre che una creatura aver saccato uno di questi, una carta che magari è un incantesimo per ricominciare. Poi oltre, diciamo per fare valore ma non proprio valorissimo, c'è Moonblessed Cleric, che è tra l'altro una parte importante del nostro mazzo. Questa 3-2 che non vola, non fa nulla, prende una carta incantesima e la mette in cima al mazzo. Questo che cosa significa? Per esempio Deafening Silence, noi come lo cerchiamo? Facciamo Enigmatic Incarnation, sacrifichiamo un drop, mettiamo un Blessed Cleric, ce lo mettiamo in cima e poi lo pescheremo al turno successivo, così come se vogliamo pescare Fire Sword Invention o vogliamo pescare Removal perché ci hanno fatto gabbia. Insomma, è una carta molto molto importante del mazzo. Vorrei giocare la quarta ma non riesco a trovare lo slot. Si potrebbero fare tranquillamente 4 Moonblessed Cleric e 0 Wandering Mind, o comunque magari utilizzando questo slot per qualcos'altro o lasciandone uno. Sì, si potrebbero fare, ma io non ho il coraggio. Per ora ho lasciato questo 3-2 come split.
oltre alle carte che fanno valore, ci sono le carte che cercano di vincere la partita, che loccano, che hanno una funzione di diciamo da side. Una è Eidolon of Rhetoric, che consiglio di giocare assolutamente a tutti, anziché utilizzare l'Arconte di Emeria. È vero che l'Arconte di Emeria vola a uno in più di forza, ma a 3 di costituzione, muore da Radiant Flames, muore dalle carte che fanno 3 danni. Questa no. In più, questa è un incantesimo, quindi vuol dire che se non vi serve più la potete saccare per prendere la singola creatura che avete a 4. Poi la vediamo. Ok, un'altra carta, diciamo, che fa che è da side, è Clotis. Allora ragazzi, Clotis la sto provando anziché giocare Rest in Peace. Giocare Rest in Peace con questo mazzo non è perfettamente bello, perché poi ogni tanto vi serve il cimitero con Kerrit e così via. Quindi sto provando Clotis. Rest in Peace è più forte in generale. Giocare una monocopia di Rest in Peace probabilmente è consigliabile nei vostri tornei. Io voglio provare questa Clotis. Clotis è anche brutta perché voi la tirate fuori a fine turno, e quindi a fine turno banalmente non triggerà, ok? Poi ci sono le carte che fanno rimozione, quindi abbiamo Skyclave Apparition per rimuovere un permanente che costa 4 o meno, Deputy of Detention per rimuovere qualunque cosa compresi token, e Knight of Autumn che rimuove artefatti, incantesimi, per esempio Bolas Citadel. Poi l'ultima cosa che ci manca, avevo dimenticato questo con Lost Blood Mage, perché questo fa un po' tutto. Fa vantaggio carte perché vi fa pescare uno, volendo fa due blocchi perché fa un blocco con la peste, volendo appunto fa da side perché esilia il cimitero dell'avversario. Quindi se non basta Clotis, perché non è che volete esiliare una carta a turno, potete prendere con Lost Blood Mage ed esiliare tutto il cimitero dell'avversario. Glasspool Mimic è qui perché A, è una terra e quindi è fantastico avere la 34esima terra, B, banalmente può copiare qualunque di questi pezzi. Avete bisogno di due Eidolon of Rhetoric, così nessuno vi... ok, perfetto. Tra l'altro farli tutte e due contro per esempio Jeskai Ascendancy significa vincere la partita, che non li rimuove più, ne rimuove uno solo, poi voi avete un turno per fare cose e così via. E invece contro Lotus Field purtroppo no, perché gioca Vratta dalla side presa con la fatina. E comunque Glasspool Mimic può copiare per esempio Renegade Rallyer, io lo copio spesso, Moonblessed Cleric e così via. Andiamo alla curva 4, appunto Fires of Invention, 4 per, vi permette di risparmiare mana. Questa è una carta di War of the Spark, ancora legale in Pioneer, quindi vi consiglio di sfruttarla. Questa è una carta che poi avrete difficoltà a giocare, che dovete giocare con molta intelligenza, perché non vi permette più di giocare spell nel turno dell'avversario. Voi in questo caso, in questa shell, ne avete poche, ma poi avete la side, quindi occhio. E Fires of Invention comunque è una carta perfetta per questo mazzo, perché spesso e volentieri al quarto turno noi faremo Fires of Invention, Enigmatic Incarnation, e la gente morirà, banalmente morirà. Binding the All Gods è la nostra removal, Enigmatic Incarnation abbiamo parlato, e ragazzi, io sono nel business dei film romantici, io sono nel business dell'innamoramento adolescenziale, io sono nel business di farvi vedere come si può giocare a Magic in maniera creativa. Gioco un Nicol Bolas, sì, perché mi faceva paura con Fires of Invention quanto è forte, perché se riesco a farlo, poi magari ho anche 7 mana per girarlo subito se lo pesco, e sì, lo saccando un incantesimo a 3 prendo una carta che contro control è forte, spesso è forte anche contro aggro perché metti una 4-4, in generale una carta che mi piace molto, c'è un Enter the Battlefield trigger, insomma bravo Nicolino. Alziamo la musica per Nicolino, basta. Ok, Nicolino l'abbiamo detto, e andiamo ai drop a 5. Con Enigmatic Incarnation sacrificherete o Binding of the Gods o Fires of Invention per prendere uno dei vostri finisher, una delle vostre endgame finisher. Ok, che giochiamo? Intanto giochiamo gli Orion, che è fortissimo nel mazzo perché blinka qualunque cosa, rifà l'effetto di qualunque cosa, vi salva i pezzi e soprattutto, questo è importantissimo, se avete effettivamente in mano counter, eccolo qui, e dovete fare counter, voi vi saccate Enigmatic Incarnation, magari avete dei problemi, no? Avete troppi Fires, insomma, fate entrare gli Orion che si leva a fine turno i Fires of Invention e vi permetterà quindi di utilizzare counter per poi tornare. E non solo, gli Orion protegge tutto da Vratta, quindi se avete delle paure eccetera, fate gli Orion, vi prende tutto, è la fine del turno, ve la restituirà alla fine del turno dopo. Poi abbiamo Massacre Girl, che secondo me è utilissima nel formato perché contro gli aggro davvero
non è che sono contento di giocare 0 mass removal, e questa è una mass removal. Poi gioco Tolsimir, che è... mamma mia, senti i violini, sentili questi violini, ma tu li senti? 3-3, fa una 3-3, guadagna 3 vite, lotta con la 3, quanto è bella Tolsimir. E poi ovviamente c'è Kerrit. Kerrit è la nostra endgame finisher totale. Perché? Perché soprattutto quando mettete Iorion al cimitero, Kerrit lo può rianimare a 5, senza parlare del fatto che vi pesca carte, vi fa guadagnare vite, si pompa, dà tutte le creature trample e rapidità. Insomma, Kerrit è un signorotto, mica da ridere, consigliatissimo in tutte le liste. Io non gioco The Scarab God, che molto spesso, onestamente, non entra e non fa un cazzo, poi non viene rimosso, per carità, però entra e veramente non fa un cazzo. Andiamo a vedere la side. Allora, se dovessi giocare a un torneo, una challenge, dove sono sicuro che di Lotus Field ce ne sono, io aggiungerei una piccolissima carta a questa side, cioè Alpine Moon. La mettiamo qui, poi la leviamo, ok? Non riesco a trovare posto adesso per questa Alpine Moon in una league che stiamo per andare a fare, dove possiamo trovare tutto. Noi possiamo vincere comunque contro quel mazzo, quindi per ora Alpine Moon rimane in panchinissima, non in panchina qua. Allora, Defining Silence 2 per, perché è molto importante appunto metterne in gioco 2. Rest, anche se noi ne abbiamo 2, abbiamo un Defining Silence e un Eidolon of Rhetoric, quindi, però a me piace avere comunque questo. Rest in Peace per i matchup dove serve. Poi un Elite Spellbinder molto molto carino, onestamente, perché guarda la mano dell'avversario, quindi bello contro control, bello contro combo e così via. Cavalier of Dawn, che distrugge una qualunque cosa e dà un 3-3 e poi fa anche vantaggio con il nostro cimitero. È una carta molto bella, ma che sto riflettendo di togliere perché mi sembra una win more non tanto forte. Poi gioco triplo Shard Typhoon, che è bello perché tra l'altro lo potete pure prendere, mettere in cima, poi giocare e poi fare gli shark da qua. E Shark Typhoon fondamentalmente è la nostra carta contro contro. Ricordiamo che giochiamo un mazzo Iorion, quindi voi, ok, queste le potete giocare in monocopia perché le cercate. Le carte che vi servono dovete giocarle in tante copie, quindi io gioco 3 Shard Typhoon perché Narset è una carta che ci uccide completamente, non abbiamo quasi rimedio, quindi Shard Typhoon è molto figo, ma in generale Shard Typhoon con False of Invention è molto figo. 3 counter, 3 fatal push per combattere i contro o gli aggro. Contro gli aggro io una vratta, esiste una vratta incantesimo? Sì, esiste. È forte? Sì. La possiamo mettere in cimata con Moonblessed Glaive? Sì. E allora perché non la giochiamo? La giochiamo assolutamente. Mythic Massacre e Iorion che appunto fa da companion. Ragazzi, la league sta per iniziare, il viaggio romantico all'interno di Magic, io credo che veramente ci divertiremo molto. Come sempre ho un codice sconto per Mana Traders. Mana Traders è un servizio che vi permette di affittare le carte utilizzando Akira YXS. Potrete avere uno sconto del 15% sui primi 3 mesi di abbonamento, o i primi due mesi di abbonamento. Vi consiglio quindi di utilizzarlo se volete, come me, giocare a Magic Online, che è molto molto bello, divertente e romantico quando appunto si utilizzano mazzi come Enigmatic Fires. Enigmatic Fires mio, così l'ho chiamato. Cerchiamo un bel loppo adesso e andiamo a giocare quindi la partita. Pioneer non è un formato che sta guadagnando sempre più player, va detto, quindi adesso siamo sui 409 attivi e erano sui 500 quando c'erano, se non sbaglio, le Mana Trader Series. Insomma, veramente vi consiglio di giocare Pioneer, ve l'ho già consigliato ed è molto divertente, e adesso si comincia a trovare appunto un Oppo in maniera anche veloce. GLHF a noi e a Oppo, e vediamo di far suonare veramente le campane a sposalizio, no? Non a morto, a sposalizio, perché è la cosa romantica, è lo sposalizio. Ok, una mano più che ragionevole, dove faccio... non ho mana nero, in verità ce l'ho qui, posso fare Trioma into Omen of the Sea, perché tanto andare a prendere la nera con Fable Passage non mi permette comunque di fare Trial of Ambition di secondo, quindi io direi che questa è un'apertura comunque abbastanza ok. St. Petal Grove entra stappata, quindi insomma, come sapete, trovate tutto la lista su... Oh! Trioma Zagot, questo è
pensato, Pescato Nero, va bene. E Treo Mazzagot mi ha messo una ansia addosso. Che gioco è questo? Boh, non lo so. E comunque ci ha detto GLHF, buba, quindi insomma sarà un giocatore manner. Cosa può giocare con doppio trioma? Non si sa, ma noi adesso non ce ne preoccupiamo. Intanto aspiriamo a giocare delle creature, perché questo è doppio tra le Love Ambition. Ecco, c'è Into the Rocks adesso, metto tutto bottom, ok? Questa la terremo per Fires of Invention. E ragazzi, qui ci sono due strade: o prendo gli Orion in mano o ciclotrioma. Io dico che gli Orion in mano è la giocata migliore. Fires farà la partita, perché io qua faccio Fable Passage, Fires of Invention, spero che lui faccia creatura adesso. Dai, falla. No, ok. E io, Nilea Presence, però è una carta che possiamo assolutamente giocare. Allora, qui possiamo raddoppiare il nero, oppure fare un'altra montagna per i Into the Rocks. Direi che raddoppiare il nero, ok. Quindi, vediamo se ci mangiamo un counter tipo Censor, però non lo so, o Negate, qualcosa mangiamo? No, Shard Typhoon, tra l'altro in risposta a Fires of Invention un po' a caso, ok. E dopo aver fatto questo noi ci andiamo a pescare una cartissima, vedete perché è fortissima Narset contro di noi, non ci funziona proprio il mazzo, cioè non ci funziona Fire, ci funziona tutto, queste le possiamo anche ciclare nella, diciamo, nel turno dell'oppo, però qui questo stesso non ci voleva. Iorion va chiaramente al cimitero, perché cioè, è anche sacrosanto levare Iorion da questa mano, che ti farebbe troppo male per essere vero. Vediamo come continua la sua partita. Cioè, lui sembra il mazzo che piaceva a me, quello come si chiama, con Traverse the Ulvenad. Vediamo come continua questa partita. Sono interessato, come potete vedere Pioneer è un bel formato. Qui va a levare Fires of Invention, io leverei quello banalmente perché se sa qual è il mazzo e qual è il matchup, sa che io da Fires of Invention posso tirar fuori Kerrit. Non succede, quindi noi facciamo questa con Fires of Invention e vabbè, e quello era sicuro. E andiamo a ciclare per vedere se troviamo una spell. Come abbiamo? Ah certo, perché è lo Iorion che noi giochiamo main deck. Noi non ho detto come abbiamo fatto. Banalmente così. Lo casto e pesco due. E la cosa direi che mi piace moltissimo. Allora, un trick che vi insegno: se dovete giocare una terza spell, levate i Fires of Invention con Iorion. In questo caso chiaramente non ci serve. Dopodiché voi potete giocare la spell. Allora, qui un altro trucco che vi insegno: se volete pescare bene, cercate di vedere prima le carte e poi pescare. Quindi mettete in pila Nilea Presence e poi mettete in pila Omen of the Sea. Ok, quindi noi leviamo questo e pescheremo due, in verità, perché peschiamo un ricco Bolas e una ricca Enigmatic Incarnation. Comincia a suonare la musica di morte, no, di violini, sempre violini. Din 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 din, Vin Diesel, Vin Diesel. Perché Vin Diesel? Ma che cazzo ho detto? Boh, vabbè. Perché se facevo Vin col violino. Ok, che succede adesso? Uno rosso, uno nero, Scavenging Woods che rompe le scatole, perché, ripeto, ci elimina dal cimitero. Noi potevamo fare molto, molto bene al cimitero con il nostro buon signore di tutti i tempi, Kerrit. Quindi ci è stato levato Iorion e questo significa che Enigmatic Incarnation non andrà a prendere. Adesso lui deve decidere comunque cosa levarci con quel mana verde. Non credo adesso, cioè non faccio sicuramente. Cosa ci leva? Niente? No, entra in campo di battaglia. Cioè non faccio sicuramente Bolas, quello lo faccio quando avrò anche il mana per flipparlo. Faccio Enigmatic Incarnation, eccolo qua, meno con Todos, che sarebbe un singolo Iorion, e dico non vado a fare il drop a 5. Cioè potrei fare Kerrit qui, perché veramente farebbe comunque paura, ma io dico che questa giocata qui in questo momento, Renegade Rallyer che riprende Omen of the Sea, come vi ho fatto, vi ho detto nel deck tech, mi sembra ottima. Noi vogliamo assolutamente il mana per come si dice, per far funzionare Nicol Bolas, quindi ci andiamo a prendere, ecco, una terrina, va bene, ci facciamo prendere, top, eccoci qua.
E niente, quando sto zitto devo alzare il volume della musica, perché mi sembra fica come cosa, scusate. Ok, questa ci dobbiamo fare il danno, perché dobbiamo assolutamente flippare Bolas, che potrebbe morire in risposta. Oddio, no, da push non muore, lui intanto scarta una carta e noi qui dobbiamo fare i colori di Grixis e 4 mana per girare Bolas. Credo che lui adesso possa tranquillamente concedere. Vi ripeto, vi ricordo che questo si gira come sorcery, eh? Mi sarebbe molto più piaciuto che si faceva nel nostro turno, che si poteva fare instant. Però allora dobbiamo pescare. Questo l'ho pescato, non me ne sono manco accorto, ragazzi, scusate. Blu, rosso, nero, tu, flip, pesco 2. Io ho fatto solo Bolas adesso, quindi casto anche questo. Che carta incantevole? Beh, penso che Clodi, ma no, un altro Enigmatic Incarnation, in caso ci ammazzasse quello. Io adesso Clodi se lo tiro proprio fuori, invece. Quel Trial of Ambition non credo ci serva più, perché noi possiamo andare anche a 5 per prendere un altro Iorion. No, invece gli esilio il cimitero, perché appunto penso che lui sia delirio e glielo esilio direttamente con il nostro, con l'Aus Blood Mage, che io ritengo una carta, ripeto, di questo archetipo fondamentale. Vedo che non la usa tanta gente, non so, mi piace tantissimo. Ok, ditemi un modo con cui noi possiamo perdere questa partita con Bolas a terra e io vi sposo, cioè divento prete e vi sposo, perché non c'è, sempre perché siamo nell'ambito della romanticheria, non credo ci sia modo con cui lui con 5 mana tira fuori un vantaggio. Ecco, sicuramente Binding Doll Gods che leva Nicol Bolas, lo deve fare. Vedete perché Enigmatic Incarnation l'ho messo in cima, perché magari se avessi... Che succede? Usce? Ma perché ha fatto push? Vabbè, sei morto. Tra l'altro Bolas lo ritiravo anche fuori con Carrot, per essere proprio sicuro. Però non è servito. Ok, lui, ripeto, è un delirium, sul tie delirium... Che... Ma sai che noi siamo veramente... Allora, diciamo che Eidolon of Rhetoric è brutto. Senza dubbio. Anche The Phoenix Silence è brutto. Per una volta comincio da quelle che non mi piacciono, anziché quelle che mi servono, perché mi sembra che il mazzo sia super ottimo. Allora, lui gioca con il cimitero. Dovremmo mettere Rest in Peace, ma io per fare vantaggio ho bisogno di Rest in Peace. Quindi penso che posso tenergli il cimitero con Clodis e con l'House Blood Mage. Magari mi sbaglio, spero di no. E guardargli la mano, levargli un permanente. Secondo me questi proprio, cioè il massimo vantaggio possibile. Push, Mythic Massacre. Tutte carte che non mi convincono. Io vado così. Però non lo so, questa è una sedata proprio sperimentale, ragazzi. Cioè, si potevano mettere gli Shard Typhoon, si potevano mettere i Fatal Push. Non mi andava manco di pensare a cosa levare, a dirlo tutto. Oh, ho abbassato il volume della voce, cioè non ho parlato e non ho fatto... Che poi forse è troppo, vi ho sturato l'orecchio. Voi ditemi quanto... No, è troppa quell'altro, la massima di volume. Dobbiamo mettere un po' più basso. Vabbè, però sono super contento di avere questo nuovo setup che ho fatto, ripeto, per voi, per le live. Appuntamento questa sera con la live tutti insieme, dai che ci divertiamo. Su, lo giochiamo in historic questo mazzo, ok? Facciamo Magic Arena, giochiamo in historic, ci divertiamo un pochettino. Abbiamo qualche notizia anche importante, perché abbiamo avuto parecchie. Non vi dico niente, non vi spoilerò niente. Ho avuto una bellissima notizia che riguarda noi, voi, gli insiders, che riguarda l'Insiders Cup. Non sono ancora in grado di, come si dice, chi lo sa, però insomma. Allora, sono stato enigmatico abbastanza, perché gioco Enigmatic Incarnation. Ragazzi, c'è una notizia che vi dobbiamo dare. Dobbiamo prima leggere bene, perché non ci credo, ancora non ci credo. Banalmente io non ci credo.
Vediamo che succede. Eccoci qua. Trioma, passo. Trioma è Jeskai. Ovviamente tutti i triomi sono anche montagne, perché vi servono le montagne per fare Chain to the Rocks. Oh, che brutte pescate. Vabbè, non importa. Io vorrei che tu facessi una creatura per mettere quel Chain to the Rocks a terra. Gross Spiral non me lo sarei aspettato. Ho fatto Nissa prima, forse me lo potevo aspettare, però... Cioè, in fondo è un Sultai Mid senza Uro? Non benissimo. Tossils, ciao! Binding of Gods non prende niente adesso. Io penso che Enigmatic Incarnation ha visto quanto è potente prima, lo leverà adesso. No, invece prende Binding of Gods, quindi sicuramente un altro scartino, diciamoci la sincera. Anche che io di removal ho questa, perché forse è un Planeswalker che non vuole farsi rimuovere da quell'Enigmatic. Bello, Bile Blight. Quindi guardate cosa faccio. Faccio una Mana Confluence e ci faccio Bile Blight sopra, così non è che perderò sempre le vite. L'avrei potuto fare sulla Swamp, ma ormai ho tutti i colori, quindi non mi preoccupo. Però così, se rimango a 1 e devo girare Bolas, e per girare Bolas mi serve un mana in colore, posso prendere mana in colore da Mana Confluence. Pesco un altro Enigmatic Incarnation, quindi Oppo comunque vada sarà un successo, nel senso che o mi fa due scartini adesso o io Enigmatic Incarnation lo faccio. Lui tira fuori Urborg. Da Urborg dove va? Verso Nissa, come ci ha fatto vedere prima. Ah, pensavo, appena fatto questa cosa di Lorblay per non perdere quel punto di uno di vita, bla bla bla, e lui ha fatto Urborg, che ci dà la stessa cosa, perché adesso posso usare Mana Confluence come una palude. No, lui fa Necromancia, prende Enigmatic Incarnation, chiaramente, e ci dà due zombie che gli meneranno, chiaramente. Necromancia è una carta, non saremo più romantici come prima, però i due zombie comunque menano, Ok. E poi fa terra. Pesco Fires of Invention, che è bella ma non balla, però appunto adesso sono in grado di farmi zero danni per fare Fires. Poi faremo Yorion a caso, cioè nel senso comunque uno lo peschiamo. E 4 danni a te, 6 a 10. Vai, combatti con i miei due zombie con le tue due carte. Lui ha mollicato a 6, non è... Insomma, non benissimo. Che fa Nissa? Nissa, ce l'ha fatta vedere prima, è tornata adesso. Noi abbiamo un Chain to the Rocks grosso così e uno Yorion da fare. Siamo contenti. Questo, scusami, che dice? Creatura, no? Target creature, perfetto. No, non land creature, vabbè, non l'avrebbe mai detto non land creature. Non viene quasi considerata dal gioco questa opzione. Ok, lui la partita la vuole vincere con Nissa e noi dobbiamo sconfiggere Nissa. Arriva un Tossiz che lo porta a 8... Ci leva Chain to the Rocks e mi fa venire una cifra di voglia di fargli 4 danni, perché sto per fare Yorion. E penso proprio che andrà così, ragazzi. È una cosa che vi volevo dire. Non meno Nissa. Che poi, tra l'altro, è un consiglio che vi do sempre: se il Planeswalker non lo ammazzate, non lo menate. Nel caso di Nissa, è molto vera questa cosa. Però vabbè, Yorion in mano. Yorion giocato significa una ricca carta per noi, una ricchissima carta per noi, cioè ricchissima un paio di, però insomma continuo a pensare che su Mana Confluence sia bello. Potrei levare le abilità, no, però i segnali ce l'ha lo stesso. Come funziona questo, qualcuno lo sa? Gli levo la creatura così, perché adesso lui l'ha trasformata e quindi la faccio tornare normale. Vabbè, non sarà il nostro caso. Vediamo cosa peschiamo. Uno schifosissimo Fable Passage. Benissimo. Cioè, malissimo, però vabbè. Lui deve affrontare una 4-5 volare. Potrebbe essere morto adesso. Anche perché Fatal Push non fa niente a Yorion, quindi non lo so. Vediamo che succede. Vediamo un po'. Potremmo essere vivi, potremmo essere morti. Invece abbiamo vinto, stravinto direi, ok? Non vinto e basta. Ragazzi, che dire? Ripeto, seguitemi per altri consigli romantici sulle vostre relazioni amorose. Vi faccio rimorchiare io giocando... No, zero totale.
Detto questo, grazie per aver guardato, ci vediamo questa sera in live, quindi vi prego assolutamente di non mancare, perché non è, vi prego, non è la parola corretta, vi consiglio di non mancare. Detto questo, ci vediamo domani con la prosecuzione di questa live.